oggi il rush finale, da qui al 20 giugno, 8 partite con tutte le squadre in campo, senza soste forzate, la ricerca del sogno della Serie D, ma anche di proseguire il percorso di crescita in vista della prossima stagione. Buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per la settima e ultima giornata di andata del campionato di eccellenza regionale. Scendono in campo Nuorese e San Marco a Semini. Squadra di casa che guadagna il terreno di gioco, l'ha già fatto la terna arbitrale, l'ha già fatto la squadra ospite. Andiamo con la lettura delle formazioni, partendo per dovere di ospitalità proprio dalla squadra ospite, dalla San Marco a Semini, che schiera Galasso, Cirina, Ukeddu, Balistreri, Porcu, Abibja, Idda, Medda, Camba, Mastro Marino e Podda. A disposizione dell'allenatore signor Paolo Busanca, Nicolas Medda, Briukov, Sanna, Marongiu, Sanna, Alessandro, Stocchino, Mancosu, Manca e Scalas. La risposta della Nuorese è affidata invece a Trini, Peana, Usai, Corda, Lapia, Varruccio, Santoro, Steri, Ragazzu, Cocco e Pinna. A disposizione dell'allenatore signor Marco Sanna, Carta, Giuseppe Nurra, De Solis, Alessandro Santoro, Luigi Nurra, Oggianu, Gungui, Piredda e Pilosu. Squadre in campo, tra poco un minuto di silenzio per onorare la memoria di Ottorino Kusma. Lo osserviamo anche noi. Dal 1958 al 1965, colonna di una delle Nuorese Calcio più forti della storia, Ottorino Kusma ci ha lasciato in settimana. È stato anche allenatore della Nuorese nei primi anni 80, arrivato da Monfalcone appunto nel 1958, si è stabilito in città dove in tanti conservano un ottimo ricordo del calciatore e dell'uomo. Sta per iniziare la partita, Nuorese che vediamo schierata nella metà campo di destra, attaccherà verso curva nord in bianco con pantaloncini azzurri e calzettoni verdi, la squadra di casa in azzurro con inserti e numerazione bianca, la San Marco a Semini. Sarà la Nuorese a battere il calcio d'inizio, ultimi cenni d'intesa tra il signor Fresu e gli assistenti, che sono i signori Meloni e Mura, Fresu della sezione di Sassari, mentre i due guardaline vengono da Cagliari. Ancora qualche secondo e inizierà questa partita valevole, come detto, per la settima e ultima giornata di andata del campionato di eccellenza regionale. Le ultime sette appunto inizieranno da domenica prossima, non ci sono più interruzioni, anche due turni infrasettimanali da qui alla conclusione il prossimo 20 giugno. Adesso è la San Marco a Semini che manovra il suo primo possesso palla con Idda, che lancia a lungo linea nella zona di Gianluca Podda, il miglior realizzatore della squadra campidanese con due realizzazioni. Sono sei punti della San Marco a Semini, tre in più della Nuorese che deve fare i conti con la penalizzazione di 5 punti. Nell'ultima giornata, nel turno precedente, entrambe le squadre sono rimaste ferme in quanto avevano già giocato le rispettive partite, la Nuorese contro l'Ossese e la San Marco a Semini contro il Bosa, nella prima parte della stagione. Tanto c'è un fallo in attacco del numero 9 Lorenzo Camba della San Marco a Semini, resta a terra un giocatore della Nuorese, si dovrebbe trattare di Simone Varruccio. Sì, del numero 6 ex Budoni, tanto viene richiamato il massaggiatore della Nuorese in campo con un po' di disappunto per Varruccio, che si era ripreso, invece l'arbitro lo costringe a lasciare il campo probabilmente per un
colpo alla testa. Parte la Nuorese con Peana, che si è spostato momentaneamente nel ruolo di centrale. Tanto manovra la squadra di casa con Cocco, che di prima intenzione lancia Asteri sulla fascia destra. Arriva la segnalazione del guardaline a segnalare il fuorigioco di Alessandro Asteri. Si riprende con il calcio di punizione in favore della San Marco a Semini. Abib, attenzione, qualche problema nel disimpegno, poi Abib lancia lungo nella zona di Camba. Avanza adesso la San Marco con il tentativo di Balistreri di imbastire l'azione. Porta palla adesso il numero 8, se non andiamo errati, della San Marco. Si tratta di Medda, che guadagna un calcio di punizione da posizione molto interessante. Siamo appena fuori dai 16 metri. Si avvicina Medda sul punto di battuta. Schiera la barriera Trini con quattro uomini. Sul pallone per la San Marco anche Balistreri. Si attende il fischio dell'arbitro, si allontana dal pallone Balistreri, parte Medda, posizione direttamente alta sopra la traversa. E rimessa da fondo campo per Trini. Pallone per La Pia. Peana, sale la pressione della San Marco, qui Corda gira su se stesso, si libera della marcatura e serve Varruccio, allarga sulla sinistra per Peana. Peana lancia su Ragazzu, la sponda per Steri, che viene anticipato ma riesce a tornare sul pallone. Quindi arriva Usai, che oggi viene schierato a destra, invertito gli esterni difensivi Marco Sanna con Peana a sinistra e Usai a destra. Tanto c'è un fallo commesso al giocatore del San Marco, si tratta del numero 10 Mastro Marino. Riparte la Nuorese, Varruccio per Pinna in profondità per Ragazzu, cerca di guadagnare lo spazio Ragazzu, cercato lo stop a seguire per superare Abib, forse non si è reso conto di essere nei pressi dell'area piccola. Tutto facile per Galasso, quindi Abib gioca su Ukeddu. Avanza Ukeddu, poi si porta troppo avanti il pallone, respinge La Pia. Ancora per Abib, da questi a Medda. Medda per Mastro Marino. Avanza Mastro Marino, cerca in profondità Camba, troppo lungo il passaggio. Recupera Trini, che rinvia prontamente nella zona di Ragazzo, arriva in anticipo Abib, quindi Mastro Marino tallonato da Steri, tocca per Balistreri. Balistreri ancora per Mastro Marino, il duello con Usai che lo ferma per un attimo, quindi la pressione di Santoro. Resta in possesso palla la San Marco con Ukeddu, che lancia in avanti in una zona dove c'è Varruccio in anticipo. Serie di batti e ribatti, poi arriva Corda sul pallone, viene contrastato da Balistreri, non c'è fallo, pallone per Medda, il corridoio per il numero 7 Idda, si deve fermare Idda, salta netto Santoro, il tiro di Idda e chiude Steri sul Trini sul primo palo, calcio d'angolo per la San Marco,
che è partita con maggior convinzione rispetto a una Nuorese ancora troppo timida. E Medda che si dirige verso la bandierina di sinistra. San Marco che porta al centro dell'area i suoi saltatori, batte corto Medda, il cross al centro respinto da Ragazzu, pallone che finisce in fallo laterale. Rimessa per il San Marco, Ucheddu sul pallone. Ucheddu cerca a Camba il colpo di testa dell'attaccante del San Marco. Nuorese che però non riesce a uscire, lo fa in questo momento con Peana che lancia lungo sul Ragazzu, arriva il contrasto con Habib Jha, guadagna un fallo Mauro Ragazzu, calcio di punizione in favore della Nuorese, batte lungo Varruccio a cercare Santoro, scusate, a cercare Usai, stop da dimenticare per il numero 3 della Nuorese che resta in zona d'attacco a portare il pressing. Qui Medda tocca su Habib Jha, il rinvio del giocatore del San Marco direttamente in fallo laterale, rimessa per la Nuorese con Santoro. Santoro gioca su Usai, quindi Corda arriva sul pallone, Corda mette in movimento Steri, da questi ancora verso Usai, contrastato da Jab, tiene il pallone in campo Usai, serve Santoro, passaggio fuori misura, intercetta Mastromarino che chiama l'azione Camba, chiuso in fallo laterale dall'intervento di Lapia. Rimessa per la San Marco con Ucheddu che gioca all'indietro per Jha. Da questi al capitano Pierluigi Porcu, il giocatore più anziano in campo tra i 22, classe 80, intanto segnalato fuori gioco di rientro per Mastromarino. Calcio di punizione in favore della Nuorese. Con Santoro che gioca sulla Pia, gioca alto invece Usai sul settore di destra. Con Cocco a sinistra, praticamente Sanna sceglie di giocare con gli esterni a piede invertito. Intanto l'appoggio di Pinna che dialoga con Varruccio. Pinna gioca intelligentemente sulla Pia che ha spazio per poter avanzare. Lancio lungo di Lapia, fuori dalla disponibilità sia di Usai che di Ragazzu. Tanto Medda lancia in avanti, arriva per primo sul pallone Corda, subisce una spinta Corda da parte di Idda, rientra sul pallone Balistreri, quindi il contrasto tra Camba e Peana. C'è il fallo del giocatore della San Marco a Semini che chiede spiegazione, no, si tratta semplicemente di rimessa laterale. Peana gioca all'indietro per Varruccio, si libera della pressione di Podda, poi lancia in avanti nella zona di Ragazzu, buca l'intervento a Habib Jha, troppo lungo il passaggio per Ragazzu, esce Galasso che fa sua la sfera e lancia sulla destra per Cirina. Cirina nella zona di Podda, prolunga di Camba che prolunga per Podda, uno contro uno con la Pia, quindi Idda mette al centro il pallone, va giù Camba in maniera plateale, non c'è fallo secondo l'arbitro, lascia scorrere Santoro in out e rimessa in favore della Nuorese, lo stesso Santoro sul punto di battuta. Non si avvicina nessuno, Steri, quindi Santoro alza un campanile nella zona di Ragazzu, ancora fuori tempo a Habib Jha, arriva comunque Balistreri, quindi Porcu si rifugia su Medda, Medda pressato, riesce
a resistere a un intervento, quindi Korda torna in possesso palla, mette in movimento Usai, da questi a Cocco, c'è spazio per Cocco che va via un avversario, Cocco con sinistro a impensierire Galasso, primo tiro in porta della Nuorese. La conclusione mancina del capitano e Galasso si rifugia in calcio d'angolo, lo stesso Cocco va a guadagnare la bandierina di sinistra. Arrivano i saltatori dalle retrovie per la Nuorese, con Peana che va a sistemarsi all'altezza del primo palo e Pinna che invece offre l'appoggio. Va Pinna al centro, viene messa fuori la sfera dalla difesa del San Marco. Qui Meda provata a perfezionare il disimpegno per Mastromarino. Serie di batti e ribatti e poi rimessa laterale in favore della Nuorese. Prima occasione per la squadra verde-azzurra dopo 10 minuti di gioco. Ci ha provato Fabio Cocco dai 20 metri. Qui Cocco tenta l'apertura per Ragazzu. Si complica un po' la vita la difesa del San Marco. Qui Ragazzu lotta contro tre uomini, ha la peggio, riparte Balistreri per il San Marco, la sua apertura completamente sballata in una zona dove non ci sono maglie bianco-azzurre. Riparte la Nuorese con Varruccio in profondità per Cocco, sembra in anticipo Cirina, così è, Cirina mette il pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani in favore della squadra di casa, si avvicina Peana sul punto di battuta. Peana serve Pinna, mette il pallone al centro, respinto dalla difesa del San Marco, quindi Cocco gioca all'indietro sulla Pia. Qualche problema per la Pia, arriva Camba che gli ruba il pallone, Camba guadagna metri, la Pia interviene, poi c'è Varruccio in scivolata ad anticipare l'intervento di Podda, non c'è fallo secondo l'arbitro, restano a terra i due attaccanti del San Marco. Peana mette il pallone in fallo laterale, ha rischiato molto la Nuorese in questo disimpegno con la Pia che ha perso palla sulla pressione di Camba. Provvidenziale poi l'intervento dello stesso Lapia e poi quello di Varruccio su Podda. Qui Podda restituisce il pallone a Trini. Riparte la Nuorese, Lapia per Santoro. Santoro prova la verticalizzazione per Ragazzu, chiude la linea di passaggio il San Marco, qui Abib. Pallone per Mastromarino, contrastato da Santoro, guadagna la rimessa laterale la Nuorese. La Pia gioca su Trini, da Trini a Varruccio. Varruccio per Peana, lancio lungo nella zona di Ragazzu, anticipato dall'intervento di Porcu, poi a vuoto Camba, interviene Steri che appoggia su Santoro che gioca all'indietro per la Pia, dalla Pia ancora a Trini. Trini gioca corto su Varruccio. Varruccio per la Pia. Dalla Pia a Varruccio. C'è Peana sulla sinistra. Peana si rifugia su Trini. Trini lancia in profondità nella zona di Usai, troppo lungo il lancio del portiere ex Budoni, non riesce ad arrivare sul pallone Usai che era scattato comunque bene. Riparte il San Marco con Cirina, gioca lungo linea verso Idda, arriva l'anticipo di Peana, si riprenderà con una rimessa dal fondo. Galasso gioca su Porcu, la pressione di Cocco, Porcu allarga su Cirina che alza un campanile nella zona di Medda, arriva a Korda, Medda fa valere il fisico, poi lascia a Mastromarino che tenta il lancio in profondità che viene intercettato.
arriva Usai sul pallone, quindi Korda contrastato da Mastromarino. Arriva il fischio dell'arbitro e comanda un calcio di punizione in favore della Nuorese. Korda per Varruccio. Varruccio a Lapia. Scambiano i due difensori centrali della Nuorese, quindi Pinna. Pinna per Cocco, ha il problema di girarsi, viene contrastato efficacemente da Medda. Gioca all'indietro per Cirina. Lancio lungo, ma pallone aveva già superato la linea laterale, quindi rimessa in favore della Nuorese con Peana sul punto di battuta. Prova a liberarsi Ragazzu. Ragazzu litiga un po' col pallone, poi riesce a tenere il possesso, scarica su Peana. Troppo corto il passaggio, prova a ripartire a San Marco con Idda. C'è il fallo di Varruccio e il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo del numero 6 della Nuorese, Simone Varruccio. Resta a terra Idda, intanto Varruccio protesta con il primo assistente, quello che opera sotto nostra postazione, si tratta del signor Francesco Meloni di Cagliari. Pierluigi Porco sul punto di battuta, intanto il suo lancio lungo direttamente nella zona di Trini, intanto rientra in campo Lorenzo Camba. Attenzione a Medda che intercetta questo pallone a centrocampo, arriva il contrasto falloso operato da Korda, calcio di punizione per il San Marco, stavolta sul punto di battuta Matteo Balistreri. Scodella al centro dell'area di rigore, ci arriva Varruccio, quindi Santoro prende palla sulla destra, guadagna qualche metro Santoro che poi tocca centralmente per Korda, c'è Pinna sulla sinistra, arriva Peana in sovrapposizione, tocca ancora all'indietro per Pinna. Pinna gioca su Varruccio, non trova Varchi la Nuorese, prova adesso a sviluppare l'azione sulla destra con Usai, da questi a Santoro, Santoro ancora per Usai che entra in area di rigore, Usai, il suo cross basso viene intercettato da Habib Jah, altro calcio d'angolo per la Nuorese. Sul pallone Giulio Pinna, arrivano Lapia e Varruccio e anche Peana al centro dell'area. Si avvicina anche Santoro mentre resta fuori Cocco. Il cross di Pinna, pallone che resta ancora in possesso della Nuorese. Pinna riceve da Varruccio, gioca all'indietro per Usai. Pallone al centro nella zona di Ragazzu, esce Galasso in anticipo. Calcio d'angolo revocato adesso dall'arbitro perché nel frattempo è arrivata una segnalazione di offside. Dunque gioco che riprenderà con un calcio di punizione per la squadra difendente. Sul pallone Pierluigi Porcu, gittata lunga a cercare Podda, arriva l'anticipo di Peana, quindi Steri, cerchio di centrocampo, gioca sulla destra per Santoro, da Santoro a Usai, prolunga per Ragazzu, spalle alla porta, contrastato regolarmente da Habib Jah, quindi Esteri a recuperare palla un po' con le cattive. Esteri adesso gioca all'indietro per la Pia, quindi c'è Korda, la Korda a Santoro che apre dall'altra parte per Peana. Peana lancia nella zona di Pinna che non riesce a tenere il pallone in campo.
ritmi blandi e poche idee in questa prima parte di gara. Alla fine si conta solo l'occasione per Fabio Cocco intorno al decimo minuto, il suo tiro da fuori area che ha trovato l'ottima reazione di Galasso. Poi da intanto contrastato da Peana, la rimessa è per la San Marco. Cirina sul punto di battuta. Cirina cerca Idda, ancora Cirina, quindi Medda, il suo passaggio per Mastromarino, non per Idda. È fuori misura, palla che finisce sul fondo. Trini tocca corto per Varruccio, quindi Peana. Da Peana a Pinna, spazio per avanzare, serve lungolinea a Cocco. Cocco guadagna il fondo sulla sinistra, si porta il pallone sul destro, il cross di Cocco. Si scontrano Abibja e Galasso, non ci arriva Steri. Rimane valida la zona d'attacco, l'azione d'attacco della Nuorese con Corda, pressato da Camba, subisce fallo. Il signor Fresi va a redarguire Camba. Per questa volta tiene il cartellino in tasca il direttore di gara. Calcio di punizione per la Nuorese con Corda che gioca su Santoro, quindi Varruccio. Varruccio lancia per Cocco, ancora alle spalle di Cirina, stavolta il lancio è troppo lungo, pallone che finisce sul fondo. Mastromarino contrastato da Corda, quindi Cirina respinge Corda sui piedi di Cocco. Cocco affrontato da Porcu che lo chiude in fallo laterale. Cocco scambia con Pinna, prova a guadagnare il fondo. Cocco va via a Cirina, non a Mastromarino che gli mette il pallone in calcio d'angolo. Altro tiro dalla bandierina per la Nuorese. Battuta a rientrare del numero 10, pallone al centro, Peana con il tacco. Mette fuori, non era facile indirizzare questo pallone verso la porta. Ha tentato la giocata di tacco Andrea Peana, palla sul fondo, riparte la squadra ospite, lo fa in maniera confusa con Abibja che mette direttamente in fallo laterale. La Pia gioca su Trini. Trini lancia nella zona di Usai, a vuoto Medda. Usai prova a guadagnare il fondo, mette il pallone sul sinistro, il cross ci arriva in anticipo Porcu, quindi Mastromarino contrastato da Cocco. Quindi l'appoggio per Cirina che mette avanti per Podda, protegge il pallone Podda, poi fa ripartire Mastromarino contrastato da Peana regolarmente, secondo l'arbitro prende palla Peana, ha spazio per il tiro, lo effettua. Conclusione che lascia a desiderare. Palla a fondo campo. Riparte la San Marco con Abibja che gioca su Porcu. Porcu per Cirina. Cirina per Balistreri che lancia in avanti per Podda, il contrasto con Peana. Guadagna un fallo Podda.
Resta terra poda, si rende necessario l'intervento dello staff del San Marco. Nel frattempo Trini catechizza i suoi compagni sui movimenti da fare. Deve abbandonare momentaneamente il campo Gianluca Podda. Lancia Porcu nella zona di Camba, non ci arriva nessuno e qui provvidenziale l'azione di disturbo di Podda su Mastromarino. Di Peana, scusate, su Mastromarino, poteva essere pericolosa. Parte la Nuorese. Santoro gioca su Usai, si accentra Usai, si dimentica per un attimo il pallone, poi lo gioca all'indietro sulla Pia, dalla Pia a Varrucciu, avanza l'ex centrale del Budoni, serve Cocco che di prima intenzione ha cercato il passaggio per Pinna, chiuso bene la difesa della San Marco, qui stop di petto di Mastromarino con palla che finisce direttamente in fallo laterale. Da Peana a Pinna, Pinna per Ragazzu, spalle alla porta, chiama all'azione Usai, si sovrappone Santoro, Usai lo serve sulla corsa, va Santoro, pallone che resta in aria, quindi Habib in qualche modo riesce nel disimpegno guadagnando un fallo. Habib gioca su Balistreri, a Balistreri a Ucheddu, porta avanti il pallone nella zona di Podda che appoggia per Mastromarino, l'apertura di esterno nella zona di Camba che arriva sul pallone, serie di rimpalli, poi alla meglio Santoro che subisce fallo, calcio di punizione per la Nuorese. Che riparte con il solito La Pia sul settore di destra per Santoro, gioca su Trini, c'è il solo Podda a portare il pressing per la San Marco, arretra anche lui, Nuorese che riparte con La Pia, La Pia a Santoro, lancio lungo a cercare Usai, scavalca Ucheddu, poi Usai non controlla bene, arriva sul pallone a Bibja, gioca su Ucheddu, ancora a Bibja, lancio nella zona di Camba anticipato dalla Pia, ci arriva Mastromarino contrastato da Santoro, riesce ad allargare nella zona di Ucheddu che guadagna metri, guadagna il fondo, pallone al centro, risolve Varrucciu sparando in gradinata. Parte la San Marco con Ucheddu, si avvicina Idda a ricevere, pallone invece nella zona di Camba, la sponda per Podda, chiude la difesa verde-azzurra, ma riparte Balistreri per il San Marco, attenzione alla cross al centro di Ucheddu, troppo lungo per tutti, ci arriva Trini. Mezz'ora di una gara che non decolla qui al Franco Frogheri, ancora 0-0, abbiamo visto davvero poco in questo primo terzo di gara. Tanto Trini gioca con Varrucciu, pallone per La Pia. Trini, Corda, La Pia, ancora su Corda che è arretrato nella linea dei difensori,
Pallone per Trini, lancio lungo verso il settore di destra, arriva puntuale la chiusura di Ukeddu, quindi Idda prova a perfezionare il disimpegno, mette in fallo laterale. La Pia, Corda, La Pia, all'indietro per Trini, da Trini a Varruccio, porta palla Varruccio, lancia in profondità dove c'è Peana, chiude bene Cirina, mette in fallo laterale. Pinna, Pinna gioca all'indietro sulla Pia, La Pia per Santoro, lancio lungo di Santoro direttamente tra le braccia di Galasso, nessun problema per l'ex portiere del Tortolini nell'intercettare questo pallone. Qui Cirina pressato da Coco che gli tocca via il pallone, quindi Steri dialoga con Coco, ancora Steri messo giù da Porcu, calcio di punizione. Disimpegno con troppa sufficienza per il San Marco, ha recuperato palla Steri con la complicità di Cocco e adesso l'Anorese ha guadagnato un calcio di punizione interessante, arriva il primo provvedimento disciplinare anche all'indirizzo di un giocatore del San Marco, si tratta del capitano Pierluigi Porcu che finisce sul taccuino degli ammoniti. Come al solito due soluzioni per le palle inattive per l'Anorese: il sinistro di Pin e poi il destro di Fabio Cocco. Vediamo quale soluzione adotterà la squadra verde-azzurra. Parte Cocco verso il primo palo, Galasso la mette in angolo. Altro intervento importante di Enrico Galasso su Fabio Cocco, l'angolo di Cocco fuori aria per Santoro che non trova il tempo per la battuta, quindi Usai si appoggia su Trini, il rinvio nella zona di Ragazzu che viene, no, non viene anticipato, lui ad arrivare su questo pallone lo mette in fallo laterale. Rimessa per la compagine a Seminese, va Ukeddu sul punto di battuta, tocca su Medda, ancora Ukeddu, il suo lancio a cercare, se non andiamo errati, Camba che subisce il fallo di Santoro, quindi Balistreri lancia in profondità nella zona di Podda, lotta con La Pia e guadagna un calcio d'angolo il numero 11 della San Marco. Si avvicina a Medda sul punto di battuta. Tanto deve volare il racatapalle da centrocampo per recuperare questo pallone che nessuno è andato a recuperare. Intanto calcio d'angolo battuto da Medda, a rientrare il colpo di testa di Ragazzu. Nessuno va su questo pallone, quindi Cirina in qualche modo, Mastromarino a rimettere il pallone avanti. Qui il vento gioca il suo ruolo, ci prova Mastromarino. Pallone alto sopra la traversa. Traiettorie sporcate dal vento e nessuno andava a intervenire su questo pallone. Alla fine ci ha provato Mastromarino dalla distanza, senza impensierire Trini. Riparte la Nuorese, lo stesso Trini che mette il pallone avanti, intercettato da Medda, quindi Balistreri. Gioca su Ukeddu, pallone in profondità per Camba, contrastato dalla Pia, prova a rientrare Camba, lo chiude bene la Pia in questa circostanza. Adesso un altro
lancio dalle retrovie, anticipato Ragazzu, quindi è da Mastromarino. Mastromarino prova a guadagnare l'area di rigore, lo chiude bene Peana che poi lancia per Pinna da questi asteri, pallone troppo lungo, sale a Bibja in anticipo, prova a superare Usai, non ci riesce, Usai recupera palla, mette in movimento Steri, da questi a Pinna che non si fida ad allargare su Cocco e gioca all'indietro Varruccio, Varruccio in profondità per Usai, chiude bene Ukeddu, quindi arriva Santoro ad alimentare l'azione, ancora su Ukeddu, l'arbitro ferma il gioco e chiama i sanitari dalla panchina della San Marco, mentre non sembra essere necessario quello dalla panchina della Nuorese, che comunque si muove lo stesso. Nessun problema per Santoro, ma sembra invece che abbia avuto la peggio il giocatore della San Marco. Dovrebbe trattarsi di Ukeddu. Intanto Marco Sanna dà indicazioni a Peana e la Pia che si sono avvicinati alla panchina. Ci avviamo alla fase conclusiva di questo primo tempo poco divertente. 0-0 il risultato ed è uno 0-0 che tutto sommato rispecchia l'andamento della partita. Ci ha provato di più la Nuorese, ma poche le conclusioni verso la porta di Galasso. Entrambe portano la firma del capitano Fabio Cocco, un tiro dalla distanza e poi un calcio di punizione verso il primo palo che il portiere della San Marco è stato bravo a respingere oltre la linea di fondo. Intanto riprende il gioco con Corda. Corda per Varruccio. Varruccio a Peana, troppo lungo il passaggio, non riesce a tenere il pallone in campo Andrea Peana. Rimessa affidata a Marco Cirina, lancio lungo a cercare Mastromarino che ha la meglio su Corda. Mastromarino contrastato da Peana, riesce ad andare via il numero 10 della San Marco. Mastromarino trova lo spazio per il sinistro. Palla sul fondo, se da una parte la Nuorese si è affidata quasi esclusivamente alle conclusioni di Fabio Cocco, dall'altra è Mastromarino l'unico a provarci per la squadra campidanese. Riparte la Nuorese con la Pia, dalla Pia a Trini, ancora per il difensore centrale classe 2003, lancio lungo a cercare Ragazzu, l'intervento di Abibja con un braccio, calcio di punizione per la Nuorese. Steri batte subito per Usai che si porta il pallone sul sinistro, pallone al centro, lontano da tutti, lascia scorrere Galasso. Intanto riparte con il rilancio di Porcu la San Marco a Semini. Il tocco di Mastromarino è fuori misura, Nuorese nuovamente in possesso palla. Santoro guadagna qualche metro sullo slancio, inseguito da Camba. Ancora Santoro che si fa tutto il campo, pallone al centro. Abibja anticipa Cocco al momento decisivo. Ancora Nuorese in possesso palla con Steri. Da Steri a Corda che gioca all'indietro su Varruccio, tutta la Nuorese nella metà campo avversaria. Peana, pallone per Ragazzu, fa buona guardia a Porcu, quindi la Pia gioca su Varruccio, all'indietro per Trini. Trini ancora su Varruccio. La Pia. Corda. Anticipo di Ukeddu, quindi Idda per Balistreri.
gioca all'indietro per Habib Jah, che alza un campanile dove arriva a Kamba in anticipo sulla Pia, ma chiude con grande attenzione Santoro. Varruccio gioca su Peana. Peana per Corda, la questi a Varruccio. Contrasto tra Corda e Meda, quindi Peana cerca il lancio lungo per Ragazzo, completamente fuori misura. Timido applauso di Mauro Ragazzo all'idea del compagno. Palla che finisce sul fondo. L'arbitro fa rettificare la posizione della rimessa dal fondo con Galasso che gioca su Porcu. Da questi a Cirina. Arriva la pressione di Pinna. Cirina guadagna comunque una rimessa laterale. Battuta di Cirina, arriva Mastromarino, quindi Corda in contrasto su Kamba, quindi Peana, Pinna, Coco, contrastato in maniera fallosa da Porcu. Si lamenta Pierluigi Porcu. Deve fare un po' di attenzione il capitano della San Marco perché è già ammonito. Calcio di punizione per la Nuorese, sul pallone Cocco e Peana, arrivano i saltatori, Cocco all'interno per Ragazzo che viene messo giù. Non c'è calcio di rigore secondo l'arbitro Fresi, ma la trattenuta su Ragazzo è sembrata abbastanza evidente. Proteste vibranti del numero 9 della Nuorese, che era riuscito ad arrivare in anticipo. Visibilmente stratonato Mauro Ragazzo, ha lasciato correre l'arbitro, ma c'è l'apertura di Steri nella zona di Usai. Esce Galasso, che subisce anche il fallo dal numero 3 della Nuorese. Calcio di punizione. Sembra aver avuto la peggio il portiere della San Marco in questo contrasto. Buona comunque l'apertura di Steri, ma anche in questo caso Galasso si è fatto trovare pronto. Corretta stavolta la decisione dell'arbitro di assegnare un calcio di punizione alla San Marco. Più di qualche dubbio invece ce l'ha lasciato quella precedente sulla trattenuta ai danni di Mauro Ragazzo in pienaria di rigore. Gioco fermo mentre ci avviciniamo alla chiusura di questi primi 45 minuti di gioco. Resta a terra Galasso, il gioco che non riprende. Ricordiamo che oggi tutte le 8 squadre del campionato di eccellenza sono in campo con il seguente programma. Al Comunale Martinez di Uri si affrontano l'Atletico Uri capolista e il Castiadas secondo, quindi al Campo Italia di Bosa in campo i padroni di casa contro l'Ossese, mentre all'Angelo Caucci il Porto Rotondo ospita il Guspini. Vi daremo i risultati parziali a inizio ripresa. Tanto è ripreso il gioco con Santoro che mette in fallo laterale. Sono due i minuti di recupero intanto. Marco che può giocare sul settore di sinistra con la rimessa di Uccheddu
in qualche modo Santoro riconquista il pallone, poi resiste alla pressione dei giocatori avversari. Quindi Trini prende la rincorsa, va al rinvio, arriva Bibja sul pallone, quindi Korda, serie di batti e ribatti con Balistreri, Mastromarino mette a terra il pallone pressato da Steri, non serve Ukeddu, va via Steri, Mastromarino mette il pallone al centro, palla sul fondo, rimessa da fondo campo per la Nuorese. Contrini che può impostare uno degli ultimi temi offensivi, se non addirittura l'ultimo di questo primo tempo, il rinvio lungo di Trini nella zona di Cocco, arriva in anticipo Cirina, quindi due giocatori a vuoto, la Pia in qualche modo serve Varrucciu che gioca all'indietro per Trini che stavolta rinvia con il destro nella zona di Usai, è attento Ukeddu su questo pallone. Prova adesso la San Marco a distendersi con Podda, impreciso il passaggio per Idda e su questa pallone che finisce oltre la linea laterale finisce anche il primo tempo. È un giusto 0-0 quello che sta maturando al Franco Frogheri. Alla Nuorese però restano le recriminazioni per quell'episodio in area di rigore su Mauro Ragazzu. Noi diamo la linea alla regia, torneremo tra un quarto d'ora circa per il racconto del secondo tempo di Nuorese San Marco a Semini. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club, scegli Hotel Residenziale Ulivie Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione.
ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Tre decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno. Un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service. E anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, presso via Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Scusi, lei è la calciatrice che ha fatto gol prima? Complimenti. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate!
Rientriamo dal Franco Frogheri di Nuoro per il secondo tempo della sfida valevole per la settima e ultima giornata di andata del campionato di eccellenza tra Nuorese e San Marco a Semini. Gioco che ripartirà dallo 0-0 con cui si è concluso un primo tempo decisamente avaro di emozioni. Poche le occasioni degne di nota e forse l'unico episodio che fa davvero discutere è il calcio di rigore non assegnato alla Nuorese sul finire del primo tempo per una trattenuta in aria su Mauro Ragazzu. Ancora pochi secondi e il signor Fresi darà il via alle operazioni. Calcio d'inizio che verrà battuto dalla squadra ospite che gioca in maglia bianco-celeste e attaccherà da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione, partiti con un lancio lungo che finisce direttamente in fallo laterale, Nuorese che può manovrare dal settore di sinistra, i giocatori in campo sono gli stessi 22 che hanno giocato il primo tempo, andiamo a rielencarli, la Nuorese in campo con Trini, Peana, Usai, Corda, La Pia, Varruccio, Santoro, Steri, Ragazzu, Cocco e Pina. La risposta del San Marco a Semini affidata a Galasso, Cirina, Ucheddu, Balistreri, Porcu, Abibja, Idda, Medda, Camba, Mastromarino e Podda. Steri prova a guadagnare il fondo sulla destra, il tentativo di cross di Steri finisce direttamente sul fondo. Piccolo conciliabolo polemico con il guardaline per Steri. Gioco che riprende con la rimessa del San Marco. Errato disimpegno da parte di Medda, resta in zona d'attacco la Nuorese con Cocco che si gira tra due avversari. Cocco, la sua conclusione finisce non lontana dal secondo palo. Tiro strozzato di Fabio Cocco che si era liberato molto bene di due avversari, il suo diagonale finito a lato davvero di poco. Subito Nuorese dopo soli due minuti di gioco, precisamente un minuto e mezzo. Parte la San Marco con Cirina che gioca all'indietro per Porcu. Porcu lancia nella zona di Medda, chiuso il suo, la linea di passaggio da Usai. Usai tenta di servire Cocco e c'è un calcio di punizione in favore della Nuorese, punita entrata fallosa di Cirina, se non andiamo errati. Ingenuo il difensore della San Marco in questa circostanza, giocata un po' macchinosa quella di Usai per Cocco. Calcio di punizione da circa 18 metri. Lo stesso capitano verde-azzurro è Peana sul punto di battuta. Va Cocco di potenza, palla alta sopra la traversa, anche stavolta non troppo distante dai legni della porta difesa da Galasso. Sfuma questa possibile occasione per la Nuorese. Si resta sullo 0-0 mentre entriamo nel quarto minuto di gioco. Porcu gioca corto su Balistreri, pressato da Ragazzu, pallone per Cirina, direttamente in fallo laterale. Cocco, il velo per Ragazzu, cerca lo spazio per il tiro, Ragazzu non lo trova, chiama all'azione Santoro, il suo cross per Ragazzu che sfiora di testa, tutto fermo perché è stato segnalato il fuorigioco al centravanti originario di Quartus Sant'Elena. È partita forte la Nuorese,
tanta confusione e insicurezza invece in queste partenze dal basso per il San Marco. Adesso esce bene la squadra allenata da Busanca. Qui c'è il fallo ai danni di Podda commesso da Giacomo Santoro. Si riparte con un calcio di punizione a favore della squadra ospite. Lancio di Balistreri in una zona dove non ci sono compagni di squadra. Arriva Trini e si impossessa della sfera. La Pia non riesce a tenere il pallone in campo. Il centrale della Nuorese, un eccesso di confidenza anche per lui. La rimessa affidata al solito Ucheddu sul settore di sinistra. Ucheddu arriva prima di tutti Corda, resta in zona d'attacco la San Marco. Balistreri tocca all'indietro per Cirina, da questi a Idda, rientra Cocco sul numero 7 ospite che adesso ha qualche problema a controllare questo pallone, lo perde. Efficace dunque la pressione di Cocco in tandem, se non andiamo errati, con Pinna. Qui Peana gioca su Varruccio, ancora Peana, lancio per Ragazzu, troppo corto, arriva Balistreri, quindi Medda fermato fallosamente da Corda, calcio di punizione per la San Marco. Balistreri per Cirina, il pallone al centro, saltato Camba, ci arriva Podda. Podda si libera per la conclusione, il tiro di Podda, la respinta di Varruccio, pericolosa stavolta la squadra ospite. Qui Corda prova a innescare il contropiede per la Nuorese, subisce fallo, ammonito il numero 10 Mastro Marino. Il terzo a finire sul taccuino dei cattivi. Prima di lui Varruccio per la Nuorese e Porcu, il capitano della San Marco. Sul pallone la Pia, gioca su Trini, ancora la Pia. La Pia per Trini. Trini nella zona di Varruccio. A Varruccio a Cocco, di prima intenzione per Pinna. Chiude bene Medda, che appoggia su Cirina, il rilancio direttamente in fallo laterale. Peana, Corda, Pinna, ancora su Peana, tocca per la Pia, dalla Pia a Santoro. Santoro serve Usai, anticipato dall'intervento di Balistreri, che poi commette fallo su Usai, calcio di punizione. L'arbitro richiama Santoro e Mastro Marino a un comportamento più corretto. Continuano i richiami del signor Fresu. Che ancora non autorizza la ripresa del gioco, lo fa in questo momento. Con Steri che tocca per Santoro, il cross di Santoro sul secondo palo. Cocco mette fuori, ma c'è calcio di rigore in favore della Nuorese. Punita la trattenuta di Cirina. Ha valutato il cosiddetto danno procurato il signor Fresu. Cocco era riuscito a calciare, ma l'arbitro ha valutato fallosa l'ostruzione di Cirina e pertanto Nuorese, che ha l'occasione di sbloccare il risultato dal dischetto,
e dagli 11 metri si presenta il solito Mauro Ragazzu. Minuti di gioco 9 nel corso del secondo tempo. Ragazzu contro Galasso. Arriva il fischio del signor Fresu. Ragazzu! Nuorese in vantaggio. Palla da una parte, portiere dall'altra. La sblocca ancora il bomber. Segna praticamente solo lui per la Nuorese in questo mini campionato. Mauro Ragazzu trova il suo quarto centro, il quinto complessivo, che gli permette di raggiungere al momento la vetta della classifica marcatori. 1-0 Nuorese al decimo minuto di gioco. Mauro Ragazzu. E ora partita che potrebbe vivacizzarsi con la San Marco chiamata a fare qualcosa in più per raggiungere il pareggio. Intanto qui un errore in appoggio di Balistreri. Per un attimo Steri era tornato sul pallone, qui si disimpegna molto bene Medda, quindi Mastromarino va giù sulla pressione di Corda, calcio di punizione. Riparte il San Marco con Balistreri, gioca su Podda che va giù, altro calcio di punizione, punita la trattenuta di Lapia. Subito a caccia del pareggio la squadra di Paolo Busanca. Il rigore di Ragazzu ha indubbiamente vivacizzato l'avvio di questo secondo tempo dopo un primo giocato, per usare un eufemismo, al piccolo trotto dalle due squadre. Poche conclusioni dalla distanza. Tanto sul pallone Medda con Trini che va a sistemare quattro uomini in barriera, altrettanti in marcatura, restano alti per la Nuorese Usai e Corda. Va Medda, il suo destro a giro finisce alto sopra la traversa. Trini tocca corto per Varruccio, quindi Peana di prima intenzione a cercare Pinna, chiude bene la squadra ospite. Manuarese che torna in possesso palla con Peana che appoggia su Corda, quindi Varruccio, Lapia osserva il piazzamento dei compagni, poi scarica su Santoro. Lapia gioca su Trini, quindi Varruccio può avanzare per qualche metro, quindi il servizio per Pinna. Pallone deviato, rimessa laterale a favore della Nuorese. Corda. Corda gioca con Peana, quindi ancora Corda che serve la Pia. Quindi Steri, cerchio di centrocampo. Da Steri a Santoro, quindi ancora Steri per Varruccio. Cocco in posizione centrale, anticipato da Abib Gia. Ci arriva Camba, si ferma Camba, serve Medda, pressato da Cocco con un fallo secondo l'arbitro. Non è dello stesso avviso il capitano, ma calcio di punizione in favore della San Marco a Semini. Pallone verso Mastromarino, la finta di Santoro che lascia scorrere il pallone in out. Da segnalare sicuramente la discesa, il cross di Giacomo Santoro in occasione del calcio di rigore in favore della Nuorese. Santoro che sta mostrando di essere un giocatore molto duttile tatticamente, lo abbiamo visto giocare a centrocampo anche in attacco sia qui a Nuoro che nella sua precedente esperienza a Budoni, e oggi
si sta, tra virgolette, sacrificando nel ruolo di laterale basso destro nello scacchiere di Marco Sanna. Corda gioca su Peana, da questi a Pinna. Prova a liberarsi Pinna, non riesce a far passare il pallone, riparte la squadra ospite, ma qui c'è la chiusura di Usai. Usai chiama Santoro, legge bene la situazione a Bibja. Pallone che danza ancora vicino all'area di rigore, con Steri che scarica su Santoro. Il tiro di Santoro abbondantemente a lato. Altra occasione per la Nuorese. Quando siamo al 15° minuto di gioco, risultato di 1-0 in favore della squadra di Marco Sanna. Decide il gol su calcio di rigore di Mauro Ragazzu al 10° minuto. Idda, fermato da Pinna con la collaborazione di Corda, quindi Peana, ancora Corda, prova a ragionare la Nuorese, Corda gioca ancora su Pinna, quindi Peana, da Peana a Corda, spazio il metronomo del centrocampo verde-azzurro, quindi Santoro, scambia ancora con Corda, quindi Usai, da Usai all'indietro per la Pia gioca su Trini, sale la pressione dei due attaccanti della San Marco, pressione solitaria dei due attaccanti, qui la bella giocata di Santoro a beneficio di Corda che cerca lungo linea Usai, pallone troppo lungo, recupera Abibja che gioca su Medda. Medda contrastato da Usai, riesce ad andare via Medda, va via anche a Santoro, poi Varrucciu spazza in fallo laterale, probabilmente fallosa l'azione di Santoro su Medda. Intanto vediamo i primi movimenti nelle panchine, soprattutto in quella ospite, potrebbe esserci il primo cambio, vediamo che sono in due a guadagnare la zona del cambio, vediamo se l'arbitro darà l'autorizzazione adesso. Sì. Esce Mastro Marino ed entra al suo posto Marcello Mancosu, un ex di questa partita, una parentesi a Nuoro nell'ultimo anno in Serie D, nella stagione 2017-2018. Esce anche Idda al suo posto, il numero 19, Andrea Manca. Gioco che riprende con la rimessa laterale battuta da Ucheddu, Balistreri al centro, quindi Varrucciu di testa, arriva Medda sul pallone e quindi Peana, il contrasto tra Peana e, se non andiamo errati, Podda. L'arbitro comanda il calcio di punizione in favore della San Marco. Il solito Medda sul pallone, no, sì, Medda, ma anche il nuovo entrato Mancosu si avvicina al punto di battuta, quattro uomini in barriera come al solito per Trini. Tanto lascia il punto di battuta Mancosu, non si tratta però di Medda sul punto di battuta, dovrebbe essere Podda, parte il tiro, pallone sulla barriera, arriva in anticipo Medda su Coco, quindi Habib Jab che serve Medda, quindi il nuovo entrato Manca viene fermato dall'intervento di Corda che poi guadagna un fallo, azione fallosa di Balistreri e calcio di punizione in favore della Nuorese. L'ingresso di Mancosu ha aumentato il peso specifico
dell'attacco mister Busanca alla ricerca del pareggio. Tanto riparte la Nuorese con Ragazzo, un controllo difficoltoso di Ragazzo che prova a rinvenire sul pallone, c'è Balistreri, poi gioca all'indietro la San Marco con Habib Jab. Habib Jab si prende un eccesso di confidenza sulla pressione di Cocco, quindi Cirina lancia in avanti, arriva in anticipo su Kamba Lapia, mette il pallone in fallo laterale. Balistreri gioca su Cirina. Cirina lungo linea per Podda, protegge l'uscita del pallone Peana. Arrivano i primi cambi anche per la squadra di casa, vediamo a bordo campo il numero 18 De Solis, non si è tolto ancora la pettorina l'altro giocatore, dovrebbe essere il numero 19 Piredda. Qui Cocco tenta l'appoggio, arriva in chiusura Cirina, ancora Cocco contro Cirina, rimane a terra Cirina, Cocco vince il contrasto e lancia su Ragazzu. Ragazzu va via da Habib, ancora Ragazzu contrastato, porta il pallone sull'esterno, quindi pinna da questi a Cocco, dialoga con Usai, colpisce l'arbitro. Qui l'arbitro è costretto a fermare il gioco perché il pallone adesso va scodellato, ma in realtà i giocatori della San Marco e la panchina chiedevano che il pallone venisse messo fuori perché Cirina è rimasto a terra dal precedente contrasto. Ancora giù il numero 2 della squadra ospite, intanto pronti i cambi, vediamo in questo momento l'arbitro ha altro a cui pensare, vediamo se autorizzerà l'ingresso dei primi due subentrati in casa verde azzurra. Esce Usai per la Nuorese, il numero 3. Abbiamo qualche difficoltà a leggere i numeri. Al posto di Usai entra De Solis con il numero 18. Vediamo invece chi dovrà lasciare il campo per lasciare il posto a Piredda. Esce il numero 5 Lapia ed entra Piredda, di fatto De Solis va a sostituire Lapia al centro della difesa, mentre Piredda dovrebbe giocare a sostegno di Ragazzu nel reparto offensivo. Pallone per Cocco che gioca all'indietro, il primo pallone giocato da De Solis, gioca su Santoro, Santoro per Ragazzu, la sponda per Steri che prova a saltare su Habib che arriva in anticipo, quindi può ripartire adesso la San Marco con Manca che lancia in profondità su Kamba, chiude bene De Solis, quindi Trini. Controlla Trini, serve nuovamente De Solis, la pressione di Mancosu che mette paura al numero 18 della Nuorese. Rimessa laterale in zona d'attacco per a San Marco a Semini. Attenzione perché Corda qui non chiude ma poi riesce a toccare per Varrucciu. Cirina contro Ragazzu, l'anticipo di Cirina ma poi Ragazzu riesce per un attimo a tornare sul pallone. Cirina alza un altro campanile su cui De Solis è bravo e fortunato, quindi Habib, serie di batti e ribatti. Adesso c'è il fallo ai danni del numero 6 della San Marco a Semini. Habib, Balistreri, Habib apre su Ukeddu,
di prima intenzione di testa a cercare l'inserimento di Camba. Legge bene la situazione Trini, che rimette corto per Varruccio. Varruccio, attenzione, perché viene intercettato da Medda. Medda per Balistreri, pallone in verticale per Mancosu, lo controlla bene, scarica su Mastromarino, quindi la conclusione di Camba ed è prezioso l'intervento di Varruccio, vicinissimo al gol la San Marco a Semini, poi una serie di rimpalli, tanto non si trattava di Varruccio ma di Santoro, ma grande occasione per la squadra ospite, poi è sfortunato nel rimpallo Lorenzo Camba, non riesce neanche a ottenere il calcio d'angolo. Va al rinvio Trini, palla che supera abbondantemente il centrocampo, arriva in anticipo Porcu, quindi manca Steri, mette a terra Medda, quindi Cirina nella zona di manca che non riesce a controllare il pallone, quindi Varruccio concorda e De Solis, ancora De Solis in difficoltà sulla pressione dei giocatori del San Marco. Ukeddu, Ukeddu per Habib Jah, quindi Medda, Medda lancia in profondità dove c'è Podda, a spazio Podda, viene inseguito da Cocco, Podda, pallone intercettato che diventa buono per Mancosu, il tiro di Mancosu, palla respinta ma è ancora buona per Camba, Balistreri, suo cross nella terra di nessuno, ci arriva Trini, altra potenziale occasione per la San Marco per trovare il pareggio, qui Ragazzo protegge bene il pallone dall'intervento di Porcu, finisce a terra il numero 9 della Nuorese, calcio di punizione per la squadra di casa. Cocco, Cocco prova ad andare via a Medda, ma chiude bene Balistreri. Balistreri gioca su Cirina, all'indietro per Galasso, sbaglia tutto Cirina e regala un calcio d'angolo alla Nuorese. 27esimo minuto in corso qui allo stadio Franco Frogheri. Cocco sulla bandierina, solita battuta a rientrare del capitano verde-azzurro, si avvicina a Peana, si avvicina anche Mancosu, va Cocco al centro dell'area, esce Galasso con i pugni, poi perfezione e disimpegno proprio Mancosu, c'è De Solis pressato da Podda, gioca comodamente verso Trini, scusate, si trattava ancora una volta di Santoro, qui Trini non è preciso nel restituire il pallone. Tanto abbiamo Mancosu, Mancosu pressato da Piredda, pallone che esce, ci sarà calcio d'angolo tra le proteste dei giocatori della Nuorese. Corner dalla bandierina di sinistra in favore della squadra ospite. Sul pallone Mancosu, la battuta a rientrare di Mancosu, ma c'è il fischio dell'arbitro che ha interrotto il gioco. Assegna il calcio d'angolo dall'altra parte, ma ci è sembrato abbastanza evidente che il fischio sia arrivato prima della battuta di Mancosu. Fatto sta che siamo sull'altra bandierina con Balistreri sul punto di battuta, altra traiettoria a rientrare, va Balistreri, il colpo di testa di Porcu che non riesce a indirizzare nello specchio della porta, palla che finisce sul fondo, è altra occasione per la squadra ospite.
la battuta di Trini nella zona di Piredda, che riesce a tenere il pallone in campo, a guadagnare una rimessa laterale con l'aiuto di Santoro. Attenzione, perché il signor Fresu va ad arguire Marco Sanna per qualche protesta al suo indirizzo. Ci faccio giocare, arbitro! Non ci interessa! Riparte la Nuorese con Santoro, che gioca su Varrucciu, da questi a Peana. Peana per Pinna sul settore di sinistra, servito Cocco, che gli restituisce il pallone. Il cross di Pinna, ci arriva in qualche modo Ukeddu, quindi Porcu evita il calcio d'angolo e perfeziona il disimpegno verso Cirina. A vuoto Camba, pallone che finisce dalle parti di Steri. Trini, il rilancio del portiere della Nuorese nella zona di Cocco, che riesce ad addomesticare il pallone, va via a Cirina, Ragazzo, ancora all'indietro per Cocco, tiro dalla distanza, palla alta sopra la traversa. Bella azione in combinazione tra Cocco e Ragazzu, con la conclusione del numero 10. Alta sopra la traversa, riparte la squadra ospite, lo fa con Abib, che si prende qualche rischio, recupera Steri, che mette in movimento Ragazzu. Ragazzu, il diagonale viene bloccato da Abib, già in calcio d'angolo. Ancora una volta qualche problema nel disimpegno per la squadra ospite. Calcio d'angolo per la Nuorese, sulla bandierina di destra ci va il mancino, ci va Giulio Pinna. Pinna gioca su Santoro, il cross di prima intenzione troppo basso, viene intercettato dalla difesa ospite, ma Peana fa ripartire Cocco sul settore di sinistra, a spazio Cocco, tocca per Ragazzu, il tiro di Ragazzu, palla che lambisce l'esterno della rete. Ancora un'occasione per Mauro Ragazzu, quando abbiamo superato da un minuto e mezzo la mezz'ora del secondo tempo qui a Franco Frogheri. Nuorese avanti per 1-0, decide il rigore calciato da Mauro Ragazzu. C'è Cocco, ad al limite dell'aria, Cocco mette il pallone sul sinistro, poi sul destro. Pallone al centro, nella zona di Piredda, che viene anticipato. Prova a recuperare il pallone Steri, non ci riesce. Riparte la San Marco con Mancosu, intercetta il pallone Varrucciu. Ancora ospiti in possesso palla, Balistreri prova ad andare via a corda. Arriva la collaborazione di Camba, pallone che finisce nella zona di Santoro. Quindi Steri apre a metà strada tra Cocco e Ragazzu, stavolta efficace l'intervento in chiusura di Cirina, e pallone in fallo laterale. Tanto pronto a entrare per la San Marco Alessandro Sanna. Sono a Cocco, che si libera con una finta e poi guadagna un calcio di punizione, forse per un fallo di mano di Medda. Adesso dovrebbe arrivare l'autorizzazione per il cambio, lascerà il campo Balistreri, al suo posto, come detto, Alessandro Sanna con il numero 16. Tanto alle viste anche un cambio per la Nuorese, con Alessandro Santoro, se non andiamo errati. Andiamo Cocco intanto sul punto di battuta, vediamo se cercherà direttamente la porta.
Va Cocco, pallone al centro, Habib respinge. Quindi Kamba prova a far ripartire nella zona di Podda che cerca di tenere il pallone in campo ma non vi riesce, quindi ci sarà una rimessa laterale in favore della Nuorese. No, calcio di punizione per la San Marco, punito un fallo precedente. Il lancio nella zona di Manca, che prova a dialogare con Podda, non vi riescono i due. Alla che finisce stavolta sì in out per una rimessa in favore della Nuorese. Sì, si tratta di Alessandro Santoro, giocatore che sta per entrare in campo per la Nuorese. Vediamo chi sarà a lasciargli il posto. Esce il numero 11, Giulio Pinna, a cambio che non ha ancora l'autorizzazione dell'arbitro. Intanto c'è un fallo su Ragazzu. Il primo assistente prova a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Esce il numero 11, Pinna. Al suo posto Alessandro Santoro con il numero 15. Prende il gioco con la battuta lunga di Varruccio a cercare Piredda, l'anticipo di Cirina in fallo laterale. Peana sul punto di battuta, gioca proprio su Piredda. Il cross del numero 19, troppo lungo per Ragazzu, ci prova a corda. Respinge Mancoso, quindi Cocco mette a terra il pallone, riesce a tenerlo. Cocco! Trova il secondo palo, un grandissimo gol del capitano della Nuorese, Fabio Cocco, porta il risultato sul 2-0 al 37esimo minuto. Ha sorpreso anche noi Fabio Cocco con la sua conclusione di punta esterna. Niente da fare per Galasso. 2-0 Nuorese, azione caparbia di Fabio Cocco, conclusa con un tiro potente e preciso all'angolino. 2-0. E adesso la strada per la San Marco a Semini si fa ancora più in salita. Medda chiama l'azione Cirina. Cirina in avanti, intercetta Peana, quindi ancora Cocco che apre nella zona di Alessandro Santoro che colpisce di testa, pallone molto difficile da controllare. Ci arriva Habib Jab. Jab quindi recupera il pallone, gioca in profondità in una zona dove non ci sono maglie biancazzurre. C'è invece Peana che lancia in profondità Ragazzu, uno contro uno con Porcu. Ragazzu, Porcu è bravo a leggere l'azione ma subentra Piredda che tenta l'assist per Ragazzu, poteva forse mettersi in proprio il numero 19 della Nuorese. Ragazzu si stava ancora rialzando quando è arrivato questo filtrante che è finito direttamente sul fondo. Habib Jah manca, pressato da Alessandro Santoro che gli mette il pallone in fallo laterale. Intanto ferma il gioco l'arbitro. C'è un altro cambio per la Nuorese. Esce Mauro Ragazzu. Anche oggi prestazione condita con un gol dal dischetto. Il quarto in questo mini campionato, il quinto complessivo, aveva segnato anche nella partita contro l'Ossese Mauro Ragazzu. Al suo posto Daniele Pilosu con il numero 20.
cambio che non cambia nulla dal punto di vista tattico per la squadra di Marco Sanna. Santoro fermato da Mancosu. Mancosu ha spazio per il cross, viene messo giù da Giacomo Santoro. Calcio di punizione per la San Marco. Lo stesso Mancosu si porta sul punto di battuta. Dicevamo dei suoi trascorsi nuoresi anche per un altro dei suoi fratelli, Matteo Mancosu, protagonista della promozione in Serie D della Nuorese nella stagione 2004-2005. Poi una grande carriera quest'anno alla Virtus Entella, ma ricordiamo anche le sue esperienze al Trapani e al Bologna in Serie A. Intanto Trini non si fa sorprendere dal velo di Podda sul tiro di Mancosu, palla che finisce in calcio d'angolo. Ancora Mancosu sul punto di battuta, pallone a rientrare direttamente sull'esterno della rete. Sfuma anche questo tema offensivo della San Marco quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, salvo recupero ovviamente di questa partita qui allo stadio Franco Frogheri. Avanti la Nuorese per 2-0, i gol entrambi nella ripresa al 10° minuto, Mauro Ragazzo su calcio di rigore, il raddoppio di Fabio Cocco al 37° della ripresa. Tanto lanciato ancora Cocco in profondità, chiude Habib. Prova a manovrare la San Marco, lo fa con Manca. Quindi Mancosu. Mancosu viene messo giù nell'intervento, se non andiamo errati, di De Solis forse. No, del numero 20 Pilosu, dell'ultimo entrato. Calcio di punizione dal settore di destra del fronte d'attacco della San Marco a Semini. Pallone al centro, l'arbitro fischia anticipatamente, punizione da ribattere. Ancora Mancosu sul punto di battuta, il solo Corda in barriera, viene invitato ad arretrare dal signor Fresu. Va Mancosu, pallone tagliato, lo tocca prima Steri e poi arriva la deviazione in angolo di Piredda. Con il tacco Steri aveva alzato un campanile al centro dell'area piccola. Ancora San Marco in avanti. Pallone al centro, supera tutta l'area di rigore, poi viene nuovamente messo in mezzo da un giocatore che è rimasto a terra, da Pierluigi Porco. Intanto c'è Mancosu che dialoga con Manca, lo spazio per il cross, ci arriva Varruccio di testa e mette nuovamente in calcio d'angolo. Momento di grande sofferenza per la Nuorese in questo finale di partita, il forcing della San Marco che cerca il gol per poter riaprire la gara. Altro calcio d'angolo, la battuta di Mancosu lunga, Porcu la rimette al centro e poi c'è il colpo di testa di Camba, ma secondo l'arbitro la palla era già uscita e dunque rimessa da fondo campo in favore della Nuorese. Intanto si sta preparando a entrare tra i verdeazzurri Luigi Nurra, richiamato con una certa sollecitudine da mister Sanna, mentre Trini opera il rinvio. Palla nella zona di Pilosu a contrasto con Cirina. Sul pallone arriva Medda. Medda allarga nella zona di Podda, contrastato da Steri, fallosamente secondo l'arbitro. Calcio di punizione in favore della San Marco. Uscirà Corda per
fare spazio al numero 16, Luigi Nurra. Grappolo di uomini nei pressi della linea dei 16 metri. Pallone dall'altra parte, esce Varruccio, quindi Ukeddu, il rilancio di Ukeddu nella zona dove c'è Steri, quindi Piredda che addomestica il pallone, si ferma Piredda, poi lancia a lungo nella zona di Pilosu, brivido per il mancato intervento di Alessandro Sanna, ma può ripartire adesso la San Marco con Podda, contrastato fallosamente dai fratelli Santoro in tandem. Calcio di punizione in favore della squadra ospite. Ancora non abbiamo visto la segnalazione del recupero. Al nostro cronometro mancano 2 secondi e sono 4 i minuti di recupero con Habib che gioca su Sanna, inserito da Alessandro Santoro. Ancora Habib già. Habib gioca su Kamba, la sua sponda per Podda. Cerca lo spazio per concludere, tallonato da De Solis, il tiro di Podda attraversa tutta l'aria ed esce a pochi centimetri dal palo. Avevano sottovalutato la situazione sia Trini che i difensori della Nuorese. Ancora un'occasione per la San Marco, ancora una volta vicino al gol la squadra di Paolo Busanca, che non riesce però a riaprire la partita in questi minuti finali. Cocco gioca su Piredda. Piredda viene messo giù da Kamba, intervento falloso del numero 9 in ripiegamento difensivo. Altro calcio di punizione per la Nuorese, ancora Fabio Cocco sul punto di battuta. Tanto Cocco abbandona il punto di battuta, c'è Trini. Trini lancia proprio nella zona di Cocco, chiude Sanna. Ancora Steri in pressione, commette fallo il centrocampista della Nuorese. Riparte il San Marco, solita giocata elaborata in difesa a Bib Jab. Riesce comunque a uscire la squadra ospite con Podda, trattenuto per la maglia, subentra all'azione Ukeddu, trattenuto vistosamente da Luigi Nurra. C'è il giallo per il giovane 2002 della Nuorese, che spende un fallo e un cartellino in questi ultimi minuti di gioco. Altra possibilità per la San Marco a Semini per mettere un pallone al centro dell'area, e Alessandro Sanna sul punto di battuta. Va Sanna, pallone al centro, colpo di tacco e il gol di Manca. Riapre la partita la San Marco a Semini, grandissimo gol di Andrea Manca con il numero 19, ha girato di tacco sotto l'incrocio, la tocca Trini ma non riesce ad evitare che la palla finisca in rete. Dunque emozioni fino alla fine qui al Franco Frogheri, poco meno di un minuto da giocare, 2-1 il punteggio con Varruccio che come un'azione rugbistica la lancia in touche. Ancora 30 secondi da giocare sul nostro cronometro, poi vediamo se ci sarà un ulteriore extra time
e proprio manca, contrastato da Varrucciu, pallone che finisce in fallo laterale per il signor Mura, la rimessa è a favore della Nuorese, respira la squadra verde-azzurra che ha subito il gol allo scadere, un gran gol quello di Andrea Manca. Qui Varrucciu lancia in profondità, non riesce a tenere il pallone in campo Piredda. Rimessa per la Nuorese, tanta apprensione adesso sulla panchina di casa, quella alla nostra sinistra. Qui buca l'intervento Piredda, guadagna un'altra rimessa con le mani la San Marco con Mancosu. La gittata di Mancosu a cercare Camba, contrastato da Peana, contrastato anche da Piredda. Pallone che esce, altra rimessa laterale, ma arriva qui il triplice fischio dell'arbitro. Con il brivido la Nuorese si impone per 2-1 sulla San Marco a Semini e aggancia proprio la squadra campidanese in classifica a 6 punti. A firmare la vittoria della squadra di Marco Sanna, Mauro Ragazzo al 10° minuto su calcio di rigore e il capitano Fabio Cocco al 37°. Inutile il pur bel gol di Manca al 47° minuto, finisce 2-1. Noi restituiamo la linea alla regia, non prima di ringraziare Andrea Farris proprio per la collaborazione alle immagini e alla regia. Un ringraziamento alla pagina Mondo Verde Azzurro e alla Nuorese Calcio per l'aiuto nella produzione di questo evento targato Directa Sport. Un saluto al pubblico che ci ha seguito da casa con l'auspicio di ritrovarlo presto sugli spalti. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.